Buongiorno, benvenuti a Buongiorno Fitness. Oggi è sabato, saltiamo l'allenamento, anzi lo facciamo solo con il piede destro o sinistro, quello che serve per spingere il monopattino, perché approfondiamo il tema di questo fenomeno che sta invadendo le strade di ogni città. Scopriamo quali sono i vantaggi, gli svantaggi dell'usare il monopattino e facciamo un giro insieme ad Antonio Severo che sta arrivando. Buongiorno Antonio. Buongiorno. Ciao, allora Antonio l'abbiamo già conosciuto qualche giorno fa perché è il titolare di Bike Boom presso il centro, il complesso residenziale Le Dune. Allora, dicevamo un fenomeno questo monopattino, fa bene o fa male usarlo? Sicuramente fa bene e fa bene soprattutto anche all'ambiente, quindi diciamo e ha un doppio risvolto positivo. Perché quando parliamo di monopattino intendiamo mobilità urbana. E facci vedere le funzioni del monopattino, è facile usarlo? È molto semplice, basta posizionare, innanzitutto bisogna togliere il cavalletto ovviamente, poi basta posizionare un piede sulla pedana e darsi una spinta con l'altro piede, come se fosse un monopattino tradizionale. E una volta raggiunta la velocità di 4-5 km orari, con la spinta si può procedere ad accelerare con questa manopolina che è l'acceleratore e il freno è questo qui sulla mano sinistra. I nuovi modelli hanno addirittura due freni, quindi sia anteriore che posteriore. L'abilità che si deve avere nell'usarlo è l'equilibrio? È molto, davvero molto semplice, noi abbiamo decine di clienti tutti i giorni e non abbiamo mai riscontrato un problema, diciamo, di nessun tipo. Anche le persone, diciamo, un po' più anziane lo portano abbastanza tranquillamente, quindi comunque considerando che fa sempre una velocità di 20-25 km orari, quindi è sempre abbastanza contenuta la velocità. Proviamolo! Antonio, ci è piaciuto questo giro? Devo dire che l'effetto, anche per ammirare il paesaggio, è veramente gradevole. Si parla però della mancanza di regole di chi porta il monopattino. Come si fa a rispettare le regole che non ci sono per il bene degli altri e di se stessi? Allora, diciamo che essendo un mezzo, tra virgolette, abbastanza nuovo e innovativo, non è che si conosce proprio perfettamente tutto il regolamento, che in realtà c'è, esiste. Tra l'altro con il decreto legge del 2020 il monopattino è stato equiparato al 100% a tutti, diciamo, a tutte le biciclette, tutti i velocipedi, quindi rispetta esattamente le stesse regole che ci sono per la bicicletta. La velocità massima appunto per il quale può circolare è 25 all'ora. E, diciamo, ci sono delle discussioni, vogliono portarlo qualche paese a 20 all'ora, qualche paese addirittura vuole aumentarlo a 30, però diciamo che per regola il massimo è 25 all'ora. Per tutti i ragazzi, diciamo, il limite minimo di età per portare il monopattino è 14 anni e dai 14 ai 18 bisogna ricordare di indossare sempre il casco e di avere il patentino per, diciamo, quello per il motorino 50.
Sei stato molto chiaro, ti ringraziamo per l'ospitalità. Grazie ad Antonio Severo di Bike Boom. Noi diamo la linea alla parte food della nostra trasmissione. A lunedì torneremo a fare le cose seriamente e ad allenarci. Il forno Stella, dove impariamo quanto possano essere importanti per il nostro organismo le farine alternative. Buongiorno Marina Manieri. Buongiorno. Quali sono le farine alternative? Allora, per farina alternativa intendiamo tutte quelle farine che non sono le classiche di grano, nel senso possiamo avere farine alternative a base di altri cereali. Qui ci hanno messo gentilmente a disposizione della farina di farro, ma anche dei chicchi di avena da cui si può ricavare la farina di avena. Inoltre, oltre che dai cereali, la farina può essere ricavata anche dai legumi ed anche dai semi oleosi, per esempio esiste anche la farina di canapa. Quali sono le proprietà delle farine alternative? Allora, esse dipendono generalmente dal prodotto iniziale da cui sono ricavate. In linea di massima possiamo dire che esse non contengono tutte le proteine leggermente allergizzanti del grano. E poi ci sono quelle, per esempio, ad alto contenuto proteico, come quelle dei legumi, o anche quelle ad alto contenuto di grassi buoni, come quelle a base di semi. Chi dovrebbe scegliere di consumarle? Allora, sono indicate un po' per tutti, a meno di specifiche patologie. Io consiglio un consumo di cereali, legumi e semi comunque vario per tutte le persone, perché in tal modo noi possiamo evitare di assumere sempre lo stesso tipo di cereale e questo ci aiuta a evitare anche dei fenomeni di accumulo che possono dare origine a delle patologie di tipo allergico, allergizzante. I sapori come sono del pane o comunque dei prodotti a base di farine alternative? Si modificano un pochettino, per esempio alcuni parlano del pane di segale che vabbè, è molto conosciuto, insomma si trova spesso come un pane molto gustoso perché a molte persone piace. Ad esempio invece la farina di canapa, essendo ricca di questi grassi di tipo mono e polinsaturo, ha un gusto quasi che rimanda al pesce, quindi ad alcuni può non piacere. Allora, grazie alla dottoressa Marina Manieri, noi ringraziamo anche voi per l'ascolto, grazie al nostro tecnico Alberto Capo e grazie al Forno Stella che ci ha ospitati. Ci vediamo domani, buongiorno fitness.